Ciao ragazzi, sono Red, mi hanno sparato in faccia come tutte le domeniche. Siamo al Dead City Arena, perché Arena ci sta sempre. Stiamo giocando l'ultima partita della giornata e abbiamo pensato di riprendervela. Sarà una ripresa un pochino particolare perché sto riprendendo io col telefono Work e gioca, che ha la scope cam sul fucile. Abbiamo avuto un paio di problemini con le GoPro che hanno deciso di dare patta. È un primo gameplay sperimentale, speriamo che vi piaccia, ed è per lo speciale dei 15.000 iscritti. Bando alle ciance, ci ritroviamo direttamente in gioco e vedrete io che seguo il buon Work, quindi state gli attaccate al culo. Durante il video sentirete la mia voce suadente che andrà a spiegare quello che sta succedendo e vi andrò ad analizzare i vari movimenti tattici che vengono fatto. Bando alle ciance, ripeto, partiamo e intanto sentirete la mia suave voce di sotto. In questa prima parte ci stiamo muovendo attraverso il bosco, siamo giusto fuori dallo spawn, ma bisogna comunque stare attenti perché il nemico potrebbe rushare. Per questo ci muoviamo molto con calma e preferiamo, visto che non conosciamo il campo, non andare troppo veloce. Ci si muove sempre tenendo d'occhio le coperture, come ha fatto il buon Ward prendendo questa colonna, e pian piano si parla col team che, distanziato, ci dice cosa sta vedendo, se trova il nemico, in modo tale da non farci appunto cadere in un agguato. Il bosco, come vedete, è abbastanza impervio, bisogna passare sotto dei tronchi, ci sono molti rampicanti e la vegetazione è veramente molto fitta, il che rende molto difficile individuare il nemico. Tutte le volte che si passa in una parte aperta è opportuno guardare e far sì che qualcuno poi rimanga lì a coprire. Amore, levati di qui, sennò ti spezzo le gambe. Qui c'è una cosa molto importante. Giuse chiede al ragazzo lì davanti se ha visto qualcosa e poi dopo decide di fare un cambio di copertura. Intanto io dirigo quello che è mio fratello, tra l'altro, di andare a prendere quell'altro punto di copertura dove intanto stanno passando i nostri dietro. Esatto, vai. Continuiamo pian piano ad avanzare all'interno del bosco. E qui giustamente Ward dice agli altri di mantenersi distanziati. Qui davanti c'è un avanzamento normale, il fratello di Giuseppe sta troppo nel mezzo, in questo caso è una cosa che tendenzialmente non si fa, o stiamo a sinistra o stiamo a destra. E sentendo gli spari, Giuseppe decide di correre in avanti e dare manforte a Ronin, che è quel ragazzo sulla destra. Avendo tra l'altro una posizione di vantaggio, decide di ingaggiare, in quanto questa posizione gli dava una copertura ottima, quindi decide di ingaggiare. Purtroppo il nemico è troppo lontano e quindi... Ok, c'è una porta in questa casa di fronte. È esattamente la direzione della porta, da qui non lo vedi, c'è da aprirsi a destra. Contatti. Qui cerchiamo di aprirci da un'altra parte, è opportuno una volta che spariamo in un punto, soprattutto in boschivo, spostarci in modo tale da eludere per l'appunto il nemico. In questo caso Giuse decide di avanzare, si mettono in questa postazione in cui Ronin, che è il ragazzo qui sulla sinistra, sta puntando leggermente più in alto di lui, mentre lui rimane in basso. In questo punto stiamo cercando di capire se far avanzare o meno Riccardo, che è quello tra l'altro mio fratello. Decidiamo di farlo muovere sulla destra mentre gli altri forniscono copertura, che è sostanzialmente l'unico vero modo di avanzare. E qui torniamo a un altro punto di stallo dove il nemico ha deciso di arretrare, non abbiamo idea di dove sia effettivamente andato e avanzare è molto rischioso, in quanto questo probabilmente si è riposizionato, si è nascosto, incagnato e noi non abbiamo modo di sapere dov'è. Abbassati. Man mano avanziamo anche noi della squadra e nuovamente siamo a un punto di stallo in quanto il nemico è arretrato di parecchio. Si fa un nuovo cambio di copertura in cui il ragazzo che era prima nella copertura rimane in copertura e War invece avanza e si fa un cambio di copertura in questo modo. Questo è ottimo soprattutto quando ci si deve muovere e non si è sicuri di che cosa abbiamo davanti. Non troppo. A distanza. Un altro ragazzo ingaggia e War vuole sapere a che distanza sono i nemici, in quanto la comunicazione di dove sono appunto
i tango e quindi i possibili ingaggi nemici deve essere chiara e tutta la squadra deve sapere sia la posizione dei membri della propria squadra che dei possibili appunto ingaggi. Qui temevo per il mio telefono in quanto a un certo punto ci siamo trovati circondati, avevamo dei nemici. Fasce rosse. Appunto, sulla destra e anche davanti ci hanno sostanzialmente attirato in un'imboscata. Decidiamo di avanzare un pochino per cambiare le posizioni e anche di ingaggiare. Ingaggi davanti, ingaggi a destra. Vai così. Stanno lavando, state giù. Tango 4. Qui cominceremo a fare un paio di ingaggi, ma purtroppo verremo alla fine soppressi dal nemico che riesce ad accerchiarci, in quanto i nostri membri che avevamo lasciato più indietro non riescono poi a fare il giro perché non capiscono cosa stava succedendo. Wo riesce a portarsi a casa ben 3 tango e purtroppo però alla fine viene colpito dal nemico che ci ha circondato. Avevo girato anche un altro, purtroppo non si sente niente perché stavano sparando come dei matti ai bersagli lì di fianco e quindi la facciamo direttamente così. Spero che questo video per i 15.000 iscritti, che è un traguardo incredibile, qua mi stanno partendo le orecchie, spero che questo video vi sia piaciuto, è un primo tentativo di gameplay, spero che non sia stato troppo noioso, ho pensato che fosse più interessante prima spiegarvi le tecniche e poi portarvi dei gameplay belli incazzati in cui spariamo come dei dragoni. Il boschivo, come sapete, purtroppo è sostanzialmente così e c'è poco da fare, è sicuramente un gameplay più tattico che dinamico. Io vi ringrazio per questo ennesimo traguardo che abbiamo potuto festeggiare insieme, sono al settimo cielo davvero perché grazie a voi stiamo raggiungendo dei livelli incredibili. Rimanete sempre sintonizzati sul canale perché sabato uscirà un nuovo incredibile video e soprattutto stay hungry.